Anche Mick Jagger ha avvisato i fan in coda a San Siro: fate attenzione, tra poco inizierà uno dei concerti più attesi dell'anno, i Rolling Stones a Milano. Andiamo in diretta da Antonio Sgobba. Antonio, qual è l'atmosfera? Sì, manca davvero poco e qui c'è un'atmosfera di festa, una festa che mette insieme generazioni diverse. Ci sono fan di tutte le età, in tutto sono 57.000, i cancelli si sono aperti alle 16, c'è persino chi ha aspettato qui tutta la notte, qualcuno sta entrando ancora adesso. La musica che sentite è quella del gruppo Spalla, degli Stones, che stasera ripercorrono in 19 canzoni 60 anni di carriera. Il nome del tour è 60 e ce lo racconta nel suo servizio Emiliano Condò. Ci vediamo a Milano, non vedo l'ora. L'appuntamento l'aveva dato sui social, come se non ci fosse un popolo che da mesi non aspetta altro. Che sarà mai il Covid per uno come lui? Rolling Stones in Italia, 55 anni dopo la prima volta, 8 dall'ultima, l'apoteosi al Circo Massimo. Dureremo al massimo un paio d'anni, diceva Mick Jagger da giovane, decisamente meglio come rockstar che come profeta. E invece questo tour, mai dire l'ultimo con gli Stones, celebra i 60 anni di carriera. A Milano una scaletta che un po' come loro gioca col tempo, tanto se ti chiami Rolling Stones il tempo mica passa davvero. Suoneranno I Wanna Be Your Man, il loro primo successo, firmato, pensate, Lennon McCartney. I wanna be your man. Un omaggio speciale a Sir Paul e ai suoi 80 anni. Già, perché quella rivalità coi Beatles, su cui tanto si è scritto, non è mai esistita davvero. E poi i classici, compreso quel brano che a loro proprio non piaceva e che Keith Richards non voleva far uscire, La soddisfazione, questa sconosciuta. E sulle note dei Rolling Stones noi vi salutiamo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.